Heidenreich era un pazzo e pensate che il suo personaggio sarebbe dovuto essere ancora più disturbante. Si pensava di renderlo un generale nazista della Seconda Guerra Mondiale risvegliato da un sonno criogenico. Posso solo immaginare quanto sarebbe stato strano per il suo manager, Paul Heyman, dato che è ebreo. Adoravo il fatto che entrasse con la camicia di forza, un aspetto che spero venga riutilizzato per altri lottatori. I'm not afraid of the Undertaker. Siccome il Mad Genius fallì miseramente nel tentativo di portare il Deadman dalla sua parte nel 2004, ci riprovò schierandosi dalla parte di Heidenreich che, nel pay-per-view No Mercy, tentò di uccidere Undertaker. Si dice che il coraggio dipenda anche dalla pazzia, ed è questo il caso dell'uomo con la camicia di forza, il quale non temeva di affrontare il becchino, ma fece l'errore di manifestare la sua paura per le bare. Una storia vista e rivista, l'ennesimo freak che tenta di far fuori Taker, poi sfidata ad un casket match.